Anche le ultime speranze per i tifosi del Milan sono ormai svanite. Kakà è ufficialmente un giocatore del Real Madrid, 67 i milioni di euro pagati al club spagnolo e 10 al giocatore. Questa mattina qui in Lega abbiamo sentito Gagliani, che è sembrato rassegnato e malinconico, tifoso anche lui del Milan, ma costretto a vendere il gioiello brasiliano. Sentiamo dal nostro contributo. Certo che era più alta, ma il giocatore a Manchester non va, a Madrid sì. Mi dispiace per i tifosi, sono un tifoso anch'io. Nessun altro partirà e il Milan continua. Il Milan sembra finito dopo Sacchi, poi dopo Capello, poi dopo il periodo interregno, poi dopo Ancelotti. Il Milan continua la sua avventura. E le leggi spagnole diverse da quelle italiane non esistevano, i fatturati erano simili. Oggi il Real Madrid fattura il doppio del Milan. Una volta tutti i palloni d'oro arrivavano in Italia, adesso vanno tutti in Spagna. Tutti hanno un prezzo anche per Coboy Gigli, presidente della Juventus. Una cifra veramente importante, è giusto prendere in considerazione la sua cessione anche se è un grandissimo campione. Il numero uno dei bianconeri ha poi escluso Spalletti dalla corsa alla panchina e ha poi parlato di mercato. Spalletti è l'allenatore della Roma, mi risulta che la Roma lo voglia tenere e noi rispettiamo quelli che sono i pensieri della dottoressa Sensi. A Mauri sta la Juventus. Trezeguet sarà sul mercato solo se ci sarà un'ottima offerta, se no Trezeguet è un punto di forza della Juventus. Non tutti però commentano la notizia del giorno. No, ci dica pure. E che bello di solito. Bisogna chiudere una nuova trattativa.